Allora, qui siamo praticamente al bar, praticamente nello stand di V2, sono gli stivali di Regis e ce lo mostra in diretta il suo, qui ci spiega un po' meglio questa calzatura che usa per correre. Sì, infatti questo è lo stivale che usiamo in gara, che è la cosa la più simile esattamente alla standard, alla stradale diciamo. E non c'è niente di speciale, c'è dei slider un po' di qua, di là per le maleole, qui per piedi, poi dopo dentro c'è le protezioni sicuro per le maleole, anche per il talone, e poi per il resto diciamo... tu hai scelto una calzatura abbastanza standard, sei di quei piloti che vogliono stare più guidare con più sensibilità possibile, quindi non hai preso una cosa spaziale come si vede ultimamente in giro. No, infatti con V2 avevo già sempre il sticker VRP sulla tuta, e poi quando hanno messo in gamba la marca V2 per l'estivale e sono andato con loro. Infatti anche Giovanni Boni è lui che mi ha presentato anche Emanuele della M-Tech, che da lì siamo andati avanti per fare anche le tute. Infatti è una bella relazione che ho con la gente, con la squadra di V2 e anche M-Tech. È così, è perfetto. Ci sembra di capire che come pilota, diversamente da tuoi colleghi che sono un po' più high tech, ti piacciono le cose un po' più semplici, no? Vuoi sentire, forse senti meglio così la moto, sia con guanti, tuta, stivali, hai fatto questa scelta più tradizionale, forse che è più vicina a quella che gli utenti della strada possono usare, giusto? Di più importante di tutto per me è il guanto, perché il guanto è molto sensibile, una manopola di gas, un freno, una cosa freno interiore, qualcosa di molto sensibile. L'estivale col piedi è molto meno importante per me, infatti usiamo dei prodotti molto standard, ma anche le altre marche sono abbastanza uguali al prodotto standard. Poi l'importante è sentire bene in sicurezza, e con V2 mi sento bene in sicurezza e così posso girare il gas e pensare che solo andare forte. Siamo contenti anche noi che diciamo V2 è un marchio meno consueto, quindi siamo magari contenti anche noi di dare un po' di luce a dei marchi che si vedono un po' meno, ma che in effetti forse se ci corre Lacconi in Superbike evidentemente sono all'altezza di quello che fanno. Infatti un'azienda, ho iniziato quasi quando hanno iniziato loro da utilizzare la marca V2, infatti stiamo lavorando per provare a portare in alto anche la marca V2 di stivale. E quindi un motivo in più per andare meglio l'anno prossimo, fra i tanti che ci sono già. Noi ti ringraziamo e andiamo a fare l'ultimo passaggio allo stand M-Tech, così poi dopo chiudiamo, ok? Allora, siamo tornati, siamo stati allo stand V2 e facciamo un ultimo paio di domande a Regis, se gli chiediamo qualcosa quest'anno, un giudizio sulla stagione che hai avuto, ci vuoi dire qualcosa? Ma è stato, diciamo, abbiamo fatto un bel salto quest'anno confronto all'anno scorso con Kawasaki. Mancava ancora di performanze per essere più performante durante tutta la gara, tutto il campionato. E poi diciamo abbiamo lavorato abbastanza bene e da bello feeling per l'anno prossimo, per provare a fare veramente un bel campionato, speriamo che andrà meglio. L'anno prossimo c'è la moto nuova, hai già provato qualcosa? No, la proveremo, l'ho provato in Giappone, però non in condizione come sarà il campionato del mondo, e la provo fino a dicembre a Jerez, e lì si potremo realmente cominciare a vedere diciamo la performance della moto, però Kawasaki dà un bel aiuto, molto di più ancora l'anno prossimo, e dovremo avere un miglior materiale per andare avanti. Quindi l'anno prossimo in squadra Kawasaki ci sei tu e poi c'è... Ecco, io volevo sentire questo, però è anche una bella risposta, insomma, alla fine è quella che ci aspettavamo anche un po' conoscendoti, quindi... Senti, noi ti ringraziamo e... Non so, se vuoi fai un saluto a chi guarda Mr. Helmet e poi ci vediamo nei test invernali Superbike che seguiamo sempre, insomma. Ok, salute a tutti i ragazzi di Mr. Helmet e ci vediamo fra poco, ciao.